Prima uscita stagionale in amichevole per la Givova Scafati contro la formazione di Matera, formazione del campionato di DNA. Larga vittoria per gli uomini di Gennaro Di Carlo per 84-63, dove hanno brillato i neoacquisti, gli americani Mace Bulleri e l'italo-brasiliano Jonathan Tavernari. Con Massimo Bulleri qualsiasi presentazione sarebbe inevitabile, ex giocatore della nazionale, ex giocatore di Treviso, Milano, Bologna. Ora sei qui a Scafati per una nuova avventura, prima volta per te anche nel campionato di Lega 2. Quali sono le tue aspettative per questo campionato 2012-2013? Ma le mie aspettative sono parallele, vanno di pari passo con quelle della squadra. C'è grande entusiasmo, c'è grande ambizione di far bene. Vedremo poi durante la stagione quanto bene riusciremo a fare. Chiaro che in questo momento è difficile fare dei pronostici, specialmente per me che, come dicevi, non conosco benissimo questa realtà. Però stiamo lavorando bene, con impegno, con concentrazione, c'è disponibilità da parte di tutti a fare quello che ci viene richiesto da parte dell'allenatore. Sono i primi passi fondamentali nella direzione giusta per avere una stagione importante. Poi ti volevo chiedere, ma a te cosa ti ha spinto? Qual è stata la molla che ti ha convinto appunto di approcciare questo progetto con la società scafatese, di scendere qui a sud in Campania, a Scafati, per vivere, diciamo, questa nuova avventura? Campania o Veneto o Piemonte è relativo. Quello che mi interessava è sapere che un ambiente che mi voleva, che fortemente mi ha cercato, mi ha dato la possibilità di pensarci. C'è ambizione, c'è voglia di far bene, questi sono tutti ingredienti che mi appetiscono. Jonathan Tavernari, altro voto nuovo per la Givova Scafati 2012-2013. Qui a Scafati ti ricordano bene per la lunga serie playoff che si è conclusa in gara 5 in semifinale, dove la tua Pistoia ha sconfitto 3-2 Scafati. Ora sei, diciamo, arrivato sulla sponda scafatese. Quali sono le tue aspettative per la stagione 2012-2013? Fare quello che non ho fatto l'anno scorso, cioè vincere il campionato di Lega 2. Allora non c'è tanto da dire, fare quello che non ho fatto l'anno scorso. Abbiamo arrivato vicino, siamo molto prossimi, ma Brindisi è stata una squadra molto brava. Vediamo se Gibson farà tutto quello che hai fatto nel playoff, farà su tutta la stagione in Serie A. Ma l'obiettivo è quello, fare quello che non ho fatto l'anno scorso. Dico, cosa ti ha convinto? Qual è stata, diciamo, la molla che ti ha fatto scattare in te stesso di accettare la proposta qui di Scafati? Appunto un progetto per vincere il campionato di Lega 2, quello che appunto tu hai detto è il tuo obiettivo per la prossima stagione? Due parole, Massimo Bulleri. Per te Massimo Bulleri quindi è una garanzia per il progetto scafatese? Io sono stato fortunato del primo anno a Biella, imparare da Matteo Soragna, il mio secondo anno a Pistoia, imparare da Giacomo Galanda, e avere un'opportunità di imparare da un altro medaglista, per me è quello importante. Io voglio sempre provare di ogni anno fare un passo di più, e a questo punto diciamo che essere parte di questa Givova era la cosa più importante, perché è una squadra fatta per, come ti ho detto, per fare quello che non ho fatto l'anno scorso. Prima uscita stagionale in amichevole contro Matera, una squadra di DNA di una categoria inferiore, però questo è giusto e relativo, perché appunto come primo test stagionale la cosa più importante era quella di vedere i primi schemi che lei ha fatto vedere ai suoi giocatori nei primi allenamenti. Ma primo scrimmage della stagione, gli obiettivi erano quelli più o meno di cominciare a far giocare un po' tutti dopo una prima settimana di buon lavoro, ma ovviamente è prematuro per tirare delle conclusioni. C'è da dire che abbiamo fatto delle cose a tratte fatte bene, a tratte fatte poco bene. Ci sta, siamo appunto al primo scrimmage, di sicuro c'è tanto da lavorare e sicuramente non ci manca la volontà, la voglia e l'atteggiamento per cercare chiaramente di raggiungere quello che è l'optimum per competere in questo campionato che si preannuncia molto competitivo. Sicuramente le cose che sono andate meglio, la difesa vista nei primi due quarti, ricordandomi bene avete concesso 24 punti agli avversari, probabilmente la cosa che è andata meno bene è proprio la difesa nel terzo quarto, conoscendola anche per il suo passato l'anno scorso a Sant'Antimo, dove la forza della sua squadra era proprio la fase difensiva. Sì, ma credo che noi quest'anno abbiamo le caratteristiche per essere una squadra che si deve contraddistinguere per appunto un imprinting difensivo. Intanto perché lo abbiamo nel DNA, abbiamo dei giocatori che hanno grandi caratteristiche per difendere, per atteggiamento, per grinta e per chiaramente qualità atletiche. E poi perché, come dire,
in questo campionato se non si difende si fa fatica a vincere delle partite, quindi di sicuro l'aspetto difensivo è prioritario. Le squadre importanti si vedono in difesa e questo noi lo sappiamo molto bene, c'è tanto da lavorare e ripeto, non ci manca volontà e voglia per migliorare questo aspetto. Coach, infine le vorrei chiedere un giudizio sui due stranieri, perché qui a Scafati si fa un po' il parallelo con i Marigny, i Thomas che c'erano l'anno scorso. Sono due giocatori differenti ovviamente da Marigny e Thomas come caratteristiche, però le volevo chiedere appunto un giudizio, se questi appunto sono giocatori che possono essere ben adattabili al campionato di Lega 2, perché dando una prima occhiata li ho visti giocatori veloci, duttili, giocatori appunto utili per un campionato come quello di Lega 2. Il campionato di Lega 2 ha delle caratteristiche abbastanza precise. Sono due giocatori che al di là delle caratteristiche e della duttilità nel campionato devono essere funzionali a quello che è il roster che in questo momento abbiamo. Io credo che sono due ottimi giocatori, credo che sono due giocatori che avranno la possibilità di mettersi in mostra. Chiaramente lo scrimmage lascia il tempo che trova, perché comunque la condizione è quella che è. C'è bisogno che entrambi, che non hanno mai giocato la Lega 2 e il campionato italiano, hanno anche un po' bisogno di capire com'è il basket nostrano e del nostro campionato, ma credo che in assoluto parliamo di giocatori di buon livello e onestamente sono molto soddisfatto di quello che fino ad ora stanno facendo.